Ciao ragazze, ciao ragazzi! Allora, oggi voglio provare con voi gli abiti che finalmente mi sono arrivati di Kylie Jenner, cioè gli outfit di Kylie Jenner che però si trovano su eBay. Quindi, loro pubblicizzano questi abiti con le foto di Kylie Jenner e quindi si tende a pensare che gli abiti siano esattamente quelli che vediamo nella foto. Poi però non è sempre così, quindi ero molto curiosa di vedere se effettivamente gli abiti sono poi identici, uguali a quelli che ha lei oppure no. Se lo fossero sarebbe un pochino strano visto il prezzo bassissimo che hanno. Quindi sono molto molto incuriosita da questa cosa e voglio vedere, mi sono arrivati finalmente. Ho aspettato tantissimo ragazzi, sono 4 outfit completi, sono 4 abiti che su di lei stanno da Dio, su di me non lo so, non so nemmeno appunto se si tratta neanche lontanamente della stessa qualità di abito, quindi vediamo un po' che cosa mi è arrivato. Il primo abito che ho acquistato si chiama Sexy Front Buckle Ripped Elastic Kylie Jenner Same Dress, addirittura dicono che si tratti proprio dello stesso abito, Shoulder One Word Collar. Collar, credo. Comunque mi sembra strano pensare che si tratti proprio dello stesso abito, visto le disponibilità economiche che ha lei, non penso vada su eBay a spendere $13.66 per un abito, ma non si può mai sapere, ragazzi, questo è l'abito che mi è arrivato. Spero che la taglia sia giusta, perché non so mai scegliere le taglie quando ordino online, men che meno da eBay poi. Ok, questo è l'abito, se sentite rumori strani in sottofondo, ragazzi, è come sempre il gatto Denver che sta trotterellando dietro di me. E tra l'altro, se ancora non lo seguite, sappiate che Gatto Denver ha una sua pagina Instagram ufficiale e si chiama Gatto Denver Real, con una sola T, Gatto Denver Real. Andate a seguirlo. Piccola parentesi, vi dirò che come fattura non sembra affatto male, certo un pochino sottile, però sembra molto morbido e molto confortevole come appunto come materiale, niente male. Qui attorno al collo ha una fascia elastica della gomma antiscivolo, in modo che appunto rimanga lì dove deve stare, cosa molto importante per quanto riguarda le scollature, specialmente quando sono così ampie o comunque quando i colli sono così ampi. E devo dire che non mi sembra affatto male. Mi ha un po' stupito quest'abito perché non sembra una cinesata detta tra noi, insomma, non sembra scadente come fattura, come materiale. Quindi ragazzi, non ci resta che provarlo sperando che mi stia almeno un pochino decente. Ok ragazzi, tutto sommato non è poi così male, pensavo peggio, devo dire, quando l'ho visto incartato nel nylon. È molto confortevole e morbido e cade anche abbastanza decente, insomma, anche se non è l'abito, il mio abito preferito, e non è un abito che indosserei come fa lei così in un pomeriggio X. Però se siete alla ricerca di quest'abito di appunto di Kylie Jenner, secondo me con questo andate abbastanza sul sicuro, non è niente male, soprattutto per il prezzo. Quindi mi ha stupito, devo dire, mi ha stupito quest'abito, anche se non penso che lo indosserò tantissime volte, ma se vi piace questo stile, questo look, con questo andate abbastanza sul sicuro. Altro abito che è stato visto su Kylie Jenner ovunque praticamente è questo abito fucsia, che in realtà sono due pezzi e io l'ho pagato $19.41 appunto. Anche qui loro pubblicizzano questo abito con la foto di Kylie Jenner, quindi io mi aspetto che sia esattamente e perfettamente lo stesso identico abito che ha lei, anche se anche qui dubito appunto perché l'ho pagato solo 19, non euro, ma $19.41. E questo è l'abito che mi è arrivato e sono appunto due pezzi. Il primo è composto da questa gonna che io spero vivamente mi stia ed è appunto, beh, il colore mi sembra molto simile sinceramente a quello che indossa lei, e anche qui la fattura, se devo essere sincera, non sembra poi così male. Forse le cuciture sono un po' bislacche, ma io non me ne intendo, però non mi sembra affatto male come qualità, comunque, per quello che abbiamo speso. E questo è, vediamolo, e questo è il pezzo invece sopra, il pezzo del top, che è tutto incasinato. Cerchiamo di capire com'è fatto questo top. Allora, rigiriamolo.
Alright, e questo è invece il top. Qui c'è effettivamente un brand, è un'etichetta e si chiama Stylewise. Adesso ditemi voi se è lo stesso che indossa lei, se è lo stesso brand. Però anche questo, devo dire, mi sembra abbastanza, come dire, simile a quello che indossa lei. Adesso proviamolo e vediamo se effettivamente almeno un po' mi sta in modo decente, perché io mi vedo sempre malissimo quando provo questo genere di abito, tutti attillati, tutti scollati, che sono poi quelli che indosso sempre lei. Io non mi ci vedo e forse sono troppo timida, non lo so. Se non altro posso farvi sapere se sono simili a quelli che indossa lei o no, potete farvi un'idea. Ok ragazzi, questo secondo abito me lo vedo veramente malissimo addosso e la gonna è decisamente troppo corta e lo vedo abbastanza osceno, per non dire altro. A parte che mi segna un sacco la pancia e non mi piace nemmeno il top, non posso nemmeno indossare un reggiseno con questo top perché altrimenti si vedrebbe. Vedo più che altro che lei, secondo me, indossa delle spalline, mentre qui ci sono questi avanzi di tessuto che più o meno però hanno lo stesso effetto. La qualità è un pochino più scarsa perché qui si vede che non è, il bordo non è esattamente fatto bene, però gli assomiglia, anche se decisamente non vedo la somiglianza che vedevo nel vestito prima. Anche qui, se vi piace questa tipologia di vestito, probabilmente vi innamorerete di quest'abito, che in realtà sono, appunto, sono due pezzi. Per quanto mi riguarda, non lo metterò mai più nella mia vita perché non mi sento assolutamente a mio agio con quest'abito. Una cosa che mi piace è il colore, questo fucsia metallizzato non è niente male, mi piace. Ma appunto la forma, le scollature, il fatto che sia così corto non mi fanno impazzire. Ditemi voi che cosa ne pensate e soprattutto fatemi sapere ognuno di questi abiti se vi sembra simile oppure no a quello visto nella foto di Kylie. Mi sembra simile? Trovo che mi stia bene? Per niente. Altro abito che è diventato famosissimo da quando lo indossa Kylie Jenner è questo color nude sfumato. Questo l'ho pagato $16.99, vi sto dicendo solo i prezzi, escluse le spedizioni, $16.99, e si chiama New Kylie Jenner Sexy Bodycon Party Evening Club Mini Party Hot Celeb Dress. Anche qui c'è lei raffigurata nell'immagine, quindi io mi aspetto che sia esattamente quello che indossa lei, però a vederlo non mi sembra neanche un po' simile. Questo è il pack che mi è arrivato con questa busta nylon, che sembra anche un po' sporchina, se devo dire la verità, ma probabilmente ha fatto un viaggio lungo. E questo è l'abito che mi è arrivato, perché ho la sensazione che questo non sia per niente simile a quello che ha lei. Cioè, se vedo le sfumature sul suo abito, sembrano quasi dorate, marroncine, nude e grigie, mentre il mio sembra più una specie di tunica che potrebbe mettere tipo una signora per andare al mare in estate, avete presente? Quindi non mi sembra tanto simile, onestamente, a quello che indossa lei, né per colori, né per fattura, quindi questo secondo me è il peggiore veramente che abbiamo visto fino adesso. Non gli assomiglia nemmeno, quindi metterci la foto di Kylie Jenner come foto illustrativa del prodotto è minimo giusto un po' fuorviante, non è affatto lui. Comunque vabbè, proviamolo ragazzi, è logicamente un'imitazione riuscita molto male, ma noi proviamolo e vediamo com'è. Su di lei sta tutto bene, quindi probabilmente lei sarebbe figa anche con quest'abito. Io ragazzi adesso ci proverò con molto imbarazzo, vediamo. Che dire di quest'abito? Allora, a parte che è lunghissimo, ma dalla foto non si riesce bene a capire quanto lungo sia quello di Kylie. Questo, allora, come tessuto, ragazzi, è un tessuto elasticizzato abbastanza comune. Quello che appunto mi lascia perplessa, come vi dicevo, è che non mi sembra per niente simile a quello che indossa lei. I colori non mi sembrano per niente simili a quelli che indossa lei, all'abito che indossa lei. Penso sia un'imitazione fatta abbastanza male, mentre gli altri due, secondo me, erano imitazioni fatte molto meglio, con più accuratezza. Questa mi sembra un pochino. Non sono riusciti a riprodurre bene i colori di quest'abito e questo è il risultato.
Alla fin fine non è mica malaccio come abito, però se vi piace quello di Kylie, questo non ci azzecca tantissimo, ecco, diciamoci la verità. Però alla fine come abito non è neanche così male, perché alla fine sta attillato e ha una bella forma. Se non fosse per le maniche, che appunto su di me sono tutte corte perché sono troppo alta, però appunto è un abito carino, ma non assomiglia affatto a quello che è lei, secondo me. E poi ultimo abito, ragazzi, anche questo è super famoso, a Kylie Jenner piace un sacco, l'abbiamo vista indossare quest'abito in più di un'occasione, quindi mi aspetto anche qui grandi cose. L'abito io l'ho trovato $35.23, quindi in confronto agli altri un pochino più caro come prezzo, e si chiama New Kylie Jenner Blue Velvet Mini Dress One Sleeve Mini Dress, di nuovo, lo ripetono due volte, Sexy Party Dress. E anche qua appunto l'immagine del prodotto è la sua. Questo è il pacchetto che mi è arrivato. Secondo me, in confronto a quello che abbiamo visto poco fa, questo aiuto, c'è un altro pezzo, ok? Questo, ma che poi dove dovrei metterlo questo? Ah, ok, attorno alla vita. Adesso vedo che ha questo nastrino attorno alla vita. E onestamente, come, insomma, no, non ci assomiglia tantissimo. Allora, stavo per dire che come colore mi sembra simile, però effettivamente il suo sembra più scuro, almeno nelle foto. Poi non lo so, visto che questi abiti riflettono molto la luce, quindi dipende un po' se sei al buio oppure se hai delle luci. Io ovviamente ho delle luci molto forti sparaflesciate addosso adesso, quindi magari è dello stesso colore ma il mio sembra più chiaro, non lo so. Tutto sommato mi sembra anche questo di una fattura non malaccio, cioè la qualità del materiale non mi sembra malaccio, anche se dubito anche qui che si tratti dello stesso identico abito che indossa lei. Andiamo a vedere questa dovrebbe essere la cintura. Non c'è tra l'altro un'indicazione su quale sia, cioè non c'è l'etichetta, quindi non so quale pezzo come vada portato, ma lei ha, se non sbaglio, sì, lei ha la manica lunga sulla destra, quindi lo proverò anch'io così. Mamma mia, ho scelto veramente degli abiti, cioè lei ha solo abiti super aderenti o super scollati o entrambe le cose o super corti, quindi sono tutti super super imbarazzanti, ma anche qui vediamo come sta addosso a me quest'abito e se assomiglia almeno un po' a quello che indossa lei oppure no. Ed eccolo qui il nostro quarto ed ultimo abito. Allora ragazzi, in videocamera mi sembra più scuro, mentre allo specchio o appunto in realtà mi sembra più chiaro, quindi non ho ben capito se il colore possa considerarsi simile oppure no. La forma dell'abito è abbastanza simile, a parte la manica che non è così attillata come dovrebbe essere, secondo me, penso che Kylie Jenner stia più attillata. L'abito è simile, ma non credo che sia decisamente della stessa fattura, perché questo ha un po' l'aria di materiale cheap, materiale poco costoso. Il laccetto che lei ha in vita è decisamente più corto di questo, che è lunghissimo, e però per il resto, insomma, la lunghezza dell'abito, la forma del colletto, delle maniche, eccetera, mi sembra abbastanza simile. Qui sta un po' anche a voi decidere e giudicare se vi sembra simile, se vi sembra effettivamente il suo abito oppure no. Io non penso onestamente che nessuno degli abiti che abbiamo visto oggi siano effettivamente quelli che indossa lei, che sicuramente saranno di un brand super pregiato, di un marchio super super costoso, però questi come dupe, questi come gemelli economici non sono male. I primi due erano i miei preferiti, il terzo e questo, diciamo, sono un pochino meno ben fatti. Anche questo non è un abito che io indosserei per neanche per una serata, non mi ci vedo tanto bene. Mi piace il colore di quest'abito, un po' come per quello rosa, mi piace un sacco il colore, ma il taglio, la forma, eccetera, forse un pochino troppo attillato per me, non lo so, non è esattamente il mio stile, però ripeto, lascio giudicare a voi ragazzi che cosa ne pensate. E questo ragazzi per il video di oggi è tutto, spero che vi sia piaciuto, mettete un like al video se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale, attivate la campanella così non vi perderete i miei prossimi video. Vi mando un bacio grandissimo e noi ci vediamo domani martedì con un nuovo video. No!
Ciao ragazzi, vi voglio bene.